Oh, buonasera a tutti, benvenuti a Lucoside Bar e siamo qui con stasera. Permettetemi di uscire dai fumetti, sono già preso il caffè, permettetemi di uscire dal fumetto e di entrare nella letteratura. Ma è una trasmissione anarchica e quindi eretica, e quindi parleremo di un autore che molti di voi sicuramente non hanno neanche mai sentito nominare, a meno che non abbiano più di boh, 50 anni, 70 anni, 80 anni, certo, se siete di Torino, sicuramente forse l'avete sentito nominare, Piti Grilli. Se avete più di 80 anni, sicuramente sì, perché tra gli anni 20 e 30 è stato lo scrittore più alla moda dell'Italia, del fascismo. È fondatore di una rivista importantissima, Le Signorine Grandi Firme, dove lavorava come illustratore Boccasile, che è stato un grandissimo disegnatore con cui Piti Grilli ebbe un destino comune per motivi politici. Su Piti Grilli ho cercato anche delle notizie su internet, ma ho trovato solo la parte politica e quindi mi sono riadagiato sulla vecchia libra, vecchio saggio di Umberto Eco, il Superuomo di Massa, Nave di Teseo del 2016, costava 10 euro, costava un po' di più, ma comunque 151 a 187 trovate Piti Grilli, l'uomo che fece arrossire la mamma, perché era un autore un po' scandaloso. Vi faccio subito notare come nei suoi libri c'era scritto questa battuta eccezionale: non datemi consigli, so sbagliare da me. Cioè, molte delle frasi che anche molti usano sono di Piti Grilli, solo che non sanno che sono di Piti Grilli. Per esempio, si nasce incendiari e si muore pompieri, è di Piti Grilli questa frase. E anche lui è nato incendiario e muore pompieri, che Pompeo. Pompeo e pazienza. Questo è un libro degli anni 30, I vegetariani e l'amore, con bellissima copertina di Caretto. Questa è Sanka, la protagonista del romanzo, bellissimo romanzo, cioè, poi ne parleremo. Quindi su Umberto Eco trovate delle notizie. Quindi Piti Grilli era nato a Torino nel 1800, 1893, morto a Torino nel 1975, Gozzano muore nel 1916, ma il giovane Piti Grilli riesce a conoscere anche il vecchio Nomma, il Cozzano è morto giovane, quindi cioè, dovremmo parlare un po' di Torino, direte, ma te sei di Cetora, che ne sai di Torino? Ma non sottovalutate mai i cetonesi, perché venuto a Cetora ha vissuto per molti anni, fino alla morte, credo, Cesare Romiti. Non a caso Draghi è andato vicino a Cetona, a Città della Pieve, insomma, perché la zona del potere, Cetona, sembra strano, io sono nato in una zona di potere. No, io non ho potere, ma personaggi molto importanti bazzicano dalle mie parti, che io non, infatti per questo non le bazzico più, ma da bambino c'era Cesare Romiti, un altro personaggio con te Piti Grilli che è stato un po' cancellato dalla memoria storica italiana, è figlia di Giovanni Agnelli, mi sembra Edoardo, non mi ricordo come si chiamava, che ha passato un po' di tempo a Cetona, perché c'era, penso ci sia sempre, la comunità per tossi, ex tossicodipendenti Mondo X. E Cesare Romiti appunto fu mandato lì perché ovviamente, come, non so se qualcuno conosce la storia del figlio di Giovanni Agnelli, ma insomma, ebbe problemi con l'eroina. Si è un po' ironizzato sull'Apo Elkan, eccetera, eccetera, però la storia, questa sarebbe un'altra storia da raccontare, la storia del figlio di Gianni Agnelli dimostra che nascere figlio di Gianni Agnelli può essere la peggiore condanna, meglio essere nascere figlio di un operaio, ecco, veramente, la storia del figlio di Gian Daniele, penso si chiamasse Edoardo, non vorrei sbagliare, che si è laureato in scienze, tra l'altro io ho interessi in comune con lui, perché era laureato in storia delle religioni, insomma, era il figlio di Gian Daniele, quindi in teoria veniva da una famiglia patriarcale, dove il maschio di casa doveva essere il maschio di casa, e lui non cioè, da una parte soffriva di essere messo da parte perché giudicato incapace dal padre, quindi cosa, una storia tristissima, credo, quella di Gianni Agnelli, e morirà suicida, anche lì le cose non so, suicida, ma non fu fatta l'autopsia sul cadavere,
cadavere fu sepolto velocemente nella tomba di famiglia degli Agnelli e fu dimenticato abbastanza velocemente, perché ovviamente se la Fiat fosse andata in mano a lui, beh, con le sue idee sarebbero successe le cose interessanti, ecco, che non successero perché, vabbè, questa è un'altra storia, direbbe Jack London. Quindi in realtà tra Cetone e Torino c'è un collegamento molto stretto. Quindi posso parlare di Piti Grilli, anche se lui a Cetone credo non ci sia mai passato. Ma su Umberto Eco, che è scrittore di sinistra, certamente lui deve smontare Piti Grilli, perché Piti Grilli è la negazione di Gramsci, di tutta la... cioè, voglio dire, diciamoci la verità, i libri di Vittorini non li legge nessuno, ma nessuno, nessuno va in libreria e mi dia un libro di Vittorini. Ne non legge nessuno, ma nessuno li legge, nessuno va a leggere un libro di Vittorini. Però si trovano in libreria, perché ovviamente Vittorini è un pilastro della società di sinistra dopoguerra, prima del ma Piti Grilli non lo trovate in libreria, perché Piti Grilli è uno di quelli su cui è calata la scure della censura. Perché la censura? Ora, non che Piti Grilli abbia collaborato con i nazisti, essendo di padre ebraico, ebreo e di madre torinese, però poi ci arriviamo. E poi erano libri disimpegnati che non potevano piacere alla sinistra, perché Piti Grilli apparentemente, quindi Umberto Eco da una parte come scrittore di sinistra lo deve smontare. Però d'altra parte, se si è letto tutti i libri di Piti Grilli e se gli face tanto schifo non gli doveva fare. Ora, i critici si dividono in due categorie, i cretini e gli ignoranti. Umberto Eco non era nessuno, per fortuna sua, nessuna delle due categorie, quindi certamente afferma che Piti Grilli non era un genio, non era Palazzeschi, non era quello che volete voi, però uno scrittore intelligente. Questo non glielo può togliere nessuno. Cioè, Piti Grilli, con tutti i suoi difetti, eccetera, eccetera, è uno degli scrittori più interessanti. Con Guido da Verona, altro scrittore ebraico, anche perché, ma qui entriamo da cose molto difficili, nel senso il fascismo non nasce antisemita, diventa antisemita alla fine degli anni 30. Quindi molti ebrei erano tranquillamente fascisti. Cioè, era difficile diventare nazisti, perché Hitler... quello che pensava degli ebrei l'ha sempre detto fin da giovane, mentre Mussolini, con questi salti della quaglia tipici degli italiani, rilasciò un'intervista a Ludwig dove diceva che gli ebrei, lui era assolutamente, ebbe anche un amante ebreo, Sarfatti, figuriamoci. Però quando ci fu il riavvicinamento con Hitler, perché a un certo punto Hitler con l'Anschluss, gli italiani si trovarono a confinare con Hitler, quindi prima c'era l'Austria e poi c'era Cuscinetto. E, quando si, e quindi ci vennero un po' a patti, e quindi Mussolini si scoprì improvvisamente antisemita. Quindi anche gli italiani ebrei che erano fascisti si trovarono nella situazione peggiore, perché almeno gli italiani ebrei che erano sempre stati antifascisti, come Leone Ginzburg, cioè povero poverino morì in carcere a Roma, però voglio dire Carlo Levi, Primo Levi, eccetera, eccetera, erano, non è che ebbero, però ci furono anche degli italiani ebrei che iniziarono come fascisti, Formigili, che era un editore, e poi si dovette suicidare con le leggi razziali. Quindi, insomma, fu una storia piuttosto complessa quella del rapporto tra fascismo e anche molte famiglie ebraiche. E Dino Segre, che narra Piti Grilli perché Piti Grilli? Perché la madre, questa è la storia che racconta Piti Grilli, ma penso sia vera, le donne piemontesi o dell'inizio del Novecento indossavano questi pellicciotti belli vaporosi, bambini dice, che cos'è quella cosa lì? La madre dice, sono Petit Gris vuol dire piccolo scoiattolo, pelliccia bianca, e lui dice, lo dice, ah, un Petit Grilli, questa parola gli piacque tanto, e da allora si firmerà sempre, non Dino Segre, ma Petit Grilli, c'est le nom de plume di Petit Grilli. Da giovane Piti Grilli fece conoscenza, però nonostante appunto la damnatio memoriae, che è assolutamente ingiustificata, lui da giovane era amico di Guido Gozzano, sti ciufoli. Molti di voi non sanno chi è Piti Grilli, non sanno chi è Amalia Guglielminetti, non sanno chi è tante cose, Lucinavo, spero di sì, ma Guido Gozzano a scuola, la signora Felicita, qualcosa un po' vi deve ricordare, spero. E quindi Gozzano nel 1916, quindi c'è
Torino. È vero, i Savoia erano andati via, ma i veri re di Torino sono rimasti, rimasero gli Agnelli. E quindi ci riallacciamo anche alla storia della dinastia Agnelli, che so. Perché è vero, fu cacciati di Savoia, furono cacciati via dall'Italia, ma gli Agnelli sono rimasti. E questo, e vabbè, questa è un'altra storia, direbbe Jack London. Quindi Peter Grilli non ebbe conoscenze proprio così, e con Gozzano ebbe in comune. Ora, ricordiamo anche in Torino, inizio del Novecento, anche la patria del cinema, perché i primi film vengono fatti lì. Le prime dive del cinema muto sono a Torino, lo stesso D'Annunzio filmerà Le notti di Cabiria, mi sembra, qualcosa di simile. Quindi anche D'Annunzio si dedica al cinema. E Peter Grilli erediterà l'amante di Gozzano, una cosa un po' macabra, che era Maria Guglielminetti. Ora, anche questo nome penso che a molti di voi non dica nulla, a meno che non siate di Torino, ma Maria Guglielminetti, in un tema al liceo, Peter Grilli era un provocatore fin da ragazzetto. Il professore gli aveva fatto le tipiche domande cretine che fanno i professori: qual è lo scrittore italiano che ammiri di più? E lui, Peter Grilli, scrisse: se dovessi dire quel che penso, direi che Amalia Guglielminetti è la più grande scrittrice italiana che sia mai esistita. Questa è una balla, che non è vero. Però, essendo uno studente in un liceo, dico che è Dante Alighieri. Allora, questa risposta un po' provocatoria piacque al professore, che la comunicò a Maria Guglielminetti, che era stata l'amante di Gozzano. Gozzano morì nel 1916 tisico, quindi non aveva nessuna intenzione di sposare. Grande stato d'amore, Maria Guglielminetti apparteneva a quel tipo di donne già libere, insomma già avanti, che comunque erano già emancipate, e poetessa anche di un certo valore, ma certo non paragonabile con Dante. Petigrilli gli piaceva le motte d'esprit, insomma il motto di spirito, e Pâté le bourgeois, si dice in francese, no? E quindi piano piano diventò l'amante di Amalia Guglielminetti, col quale, insomma, poi ebbe una storia. Poi, ovviamente, c'era una differenza di età, credo di 12 anni tra lei e lui. Poi si separarono in malo modo con cause, eccetera, eccetera. Insomma, quindi a schifo, disse. Quindi, però, certamamente Peter Grilli inizia come giornalista, viene mandato a Fiume e scrisse un articolo mentre tutti celebravano Fiume città redenta, o poi città sedenta. Peter Grilli scrisse che Fiume è una città dell'Asia, piena di slavi, che lui non ci si trovava bene. E questo ovviamente gli arrivò la condanna di tutti. Quindi è uno scrittore provocatorio. E da lì inizierà a scrivere una serie di romanzi, si sposerà, eccetera, eccetera, due volte. Non so come abbia fatto a quel tempo a sposarsi due volte, ma. E tra i libri più famosi, soprattutto pubblicati da Sonsogno, cioè, i primi sono molto legati a D'Annunzio, perché il primo è Pâté le bourgeois, certamente D'Annunzio. Il primo libro di Peter Grilli è uno dei primi libri, certamente Cocaina, che rimanda, diceva appunto, alla morte di D'Annunzio, che era una droga dei ricchi, la cocaina. Quindi ci riallacciamo anche al figlio di Gianni Agnelli, all'epoca la droga, perché la cocaina è stata la droga degli anni 20 e 30 delle persone molto ricche, cioè l'eroina. Poi nel dopoguerra arrivò l'eroina e poi è tornata di moda la cocaina. Corsi e ricorsi storici. Cocaina del 21, i vegetariani all'amore del 31, l'esperimento di Porta del 29, Dolicocefala bionda, Mosè e il Cavaliere Nero. Perché Peter Grilli, l'uomo che fece arrossire la mamma? Perché Peter Grilli non è che fosse uno scrittore erotico. Cioè, in questo libro, parliamo di questo libro, Vegetariani dell'amore, si parla di persone che hanno, cioè, si parla la storia dei vegetariani dell'amore, faccio un po' spoiler, la storia di un professore di liceo che ha un rapporto non sposato, di una certa sangue, un rapporto sessuale, ma non c'è nessuna immagine. Si accenna solo un po' alle ascelle odorose delle donne degli anni 20 e 30, perché capirete che negli anni 20 e 30 c'era anche la depilazione, erano uomini che amavano i forti odori in quel tempo. Poi
Però, a parte alcune notazioni sull'odore di sudore, di sangue, qualcosa che quando si sa, cioè, Pettigrilli aveva qualcosa di molto baudelariano, sa, Torino è vicina a Parigi, poi Pettigrilli ha vissuto molto a Parigi, però a parte alcune notazioni sull'odore delle ascelle di queste signore o del sudore, soprattutto d'estate, non c'è nessuna scena erotica. Quindi così, ma perché faceva lo stesso? Perché Pettigrilli parlava di rapporti tra uomini e donne in maniera assolutamente disincantata. La storia di Sasha Sanchez è la storia di un professore che viene cacciato dalla scuola perché non si adegua. Capite che è un libro modernissimo, cioè io ho letto alcune pagine. Ora, e che viene cacciato dalla scuola, ma che diventa ovviamente uno scrittore alla moda. Pettigrilli dice, va vista un po' l'edizione, appunto, non datemi consigli su sbagliare da me, questo è il momento da Pettigrilli. Questo libro è dedicato a tutte le donne che non ho conosciuto, che non mi sono piaciute o che mi hanno detto no, sono quelle che ricordo con più intensa gratitudine. Capite che Pettigrilli era amante sulla scia di Oscar Wilde, dei francesi, Rochefoucauld, eccetera, eccetera, del motto di spirito, del paradosso. Ora, Umberto Eco fa tutta la distinzione tra paradosso e motto di spirito, al quale non entrerei. Però è una scrittura divertente, per cui questi libri negli anni 20 e 30 andavano, furono leggiati, perché, diciamoci la santa verità, Promessi Sposi sono una palla pazzesca, cioè due scatole così, ti fanno due scatole così. Leoparetta e Morale Leopardi ti fanno due scatole così. Detta la professoressa, sì, no, perché è un cibo che te ce l'hai capito. Mentre Pettigrilli, che scriveva in maniera molto moderna, Libertà dell'amore, lui dice avvertenza, coloro che non hanno l'abitudine di leggere le prefazioni si astengono a leggere questa novella e passino senz'altro a pagina 157, perché il vegetariano dell'amore è una sorta di autodifesa di Pettigrilli. Il romanzo in se stesso è esangue, nel senso, ha ragione Umberto Eco, il romanzo è la storia di un professore del liceo che appunto diventa un famoso letterato, c'è un suo amico che è invidioso, un po' tisico questo professore, morirà a 33 anni, a 33 anni, 33 anni, e si chiama Esaù Sanchez. Alcune cose non sono state notate. Prima di tutto è un nome Esaù, un nome ebraico, e nel libro si fa accenno al fatto che Esaù Sanchez è ebreo, perché fa riferimento a quel tipo di ebrei che non vanno in sinagoga e oppure che invece andare in sinagoga ascoltano su disco canzoni yiddish. Quindi Esaù è quello che biblicamente rifiutò la primogenitura più un piatto di lenticchie o di ceci, non mi ricordo cosa fossero. Ed è un certo senso Pettigrilli, in questo nome che non è scelto a caso, prima di tutto rivendica la sua ebraicità, ma un'ebraicità che lui in un certo senso ha rifiutato. Ha rifiutato, come dire, perché a Pettigrilli piaceva essere un uomo alla moda, piaceva frequentare i bei salotti, frequentare Parigi, insomma, quando i suoi libri ebbero successo, visse molto tempo a Parigi come corrispondente, eccetera, eccetera. Era un uomo che diceva anche nel suo libro, dice, io ho rifiutato i posteri per i contemporanei, mi piace più essere amato dai contemporanei, dei posteri un po' me ne frego, perché tanto sono morto e quindi. In realtà un po' ci rodeva, perché i libri di Pettigrilli sono Esaù, il piccolo professore di cose inutili. L'uomo dall'esistenza mediocre, che per altri 30 anni avrebbe dovuto insegnare ai ragazzi gli affluenti dell'Orinoco, i verbi deponenti e la questione omerica. Era felice di vivere. Essere felice di vivere vuol dire ubriacarsi d'armonia. È un libro scritto bene. Anche se va visto un po' come un con philosophique francese, cioè il suo modello di Voltaire. Se voi leggete Voltaire, non vi aspettate, e Candido è un romanzo filosofico. Pettigrilli, in questo romanzo, Sanchez, perché molti ebrei, anche torinesi, sono figli, perché Sanchez, perché venivano dalla persecuzione spagnola, quindi Esau Sanchez non è un nome messo a caso. È un libro in cui Pettigrilli soprattutto anche da parte sulla scuola, scritto negli anni 30,
Quante volte spiegando la letteratura avrebbe voluto dire: badate ragazzi, questo tale non è quel genio che vogliono farvi credere. Ciò che ha scritto e che è obbligatorio trovare sul libro è semplicemente idiota. Quindi è uno scrittore che diceva delle cose per questo che per questo viene cacciato, perché guarda, si divertiva a ribaltare, come in tutti gli aforismi, i luoghi comuni. Manzoni, Leopardi sono dei geni, cioè sono dei geni assoluti, ma questo siamo d'accordo. Però molto spesso si ha una, come per Dante, si ha una venerazione acritica e poi nessuno se l'è mai letto sto benedetto Dante, nessuno si è preso la briga di leggersi. Io l'ho letto tutto Dante, dal primo canto al 33, 99 centesimo. Dovrei anche rileggerlo, ma e quindi posso dire che Dante è un genio, ma molta gente non ha mai letto tutta la Divina Commedia e dice che Dante è un genio. Ma se tu non hai letto la Divina Commedia, come fai a dire che Dante è un genio? Ma perché l'ho scritto nella letteratura? Vabbè, ma io tipo in letteratura, cioè, vuoi dire una cosa è vera se tu l'accerti personalmente, se no sei uno di quelli che vivono di idee altrui che ti si riflettono un po' sulla cervice, eccetera, eccetera. Quindi il fatto che il professore Esaù, chiamante di Sankh, che è una donna assolutamente frigida, oppure senza sentimenti, che va letto come il professore Esaù Sanchez, semplicemente così per. Senza nessuna passione, non c'è una storia d'amore, è una storia, probabilmente neanche un rapporto, è due persone che si annoiano e che stanno a letto insieme. Capite? Questo degli anni 30, insomma, era roba, era tanta roba, e questo provocava, era questo che scandalizzava i ben pensanti. Naturalmente c'è la descrizione ironica dell'ambiente dell'editoria degli anni 30, l'antagonista di Saul Sanchez, che è un uomo comunque di genio, che cerca in tutti i modi di scalzarlo, ma che arriverà appunto a prostituire la moglie Stellina col direttore della sua rivista per farsi pubblicare un articolo. E anche qui Peter Grilli usa il metodo manzoniano, la sventurata rispose, e quindi in realtà le scene sexy non ci sono. A un certo punto Stellina e il direttore si appartano nell'ufficio, il direttore mette la luce verde, che vuol dire non essere disturbato, e mentre il marito sta fuori dalla porta. Questa scena è terrificante, capite che per la morale cattolica di 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2010, 2020 è ancora oggi impensabile. Che successe a Pitigrilli? Perché c'è questa damnatio memoriae? Accenniamo anche al fatto che dopo la seconda guerra mondiale, dagli archivi dell'Ora, venne fuori, ora su questo, Umberto Eco su questo sorvola, dicendo che lui non vuole entrare nella questione, e infatti Umberto Eco ha ragione dal punto di vista letterario, che Peter Grilli fosse un agente dell'Ora, polizia segreta fascista o meno, non inficia minimamente i suoi libri. Quindi avrebbe tradito, per così dire, molti suoi amici torinesi. In quel periodo appunto era stata fondata la Casa Einaudi, il gruppo di Giustizia e Libertà, che si rifaceva all'idea di Gobetti, che era stato bastonato a morte dai fascisti. Quindi personaggi come Vittorio Foà, come Mila, il critico musicale, Carlo Levi, insomma, secondo le ricostruzioni del dopoguerra, Peter Grilli avrebbe mandato una serie di rapporti all'Ovra, praticamente contribuendo alla Giustizia e Libertà, faceva capo ai fratelli Rosselli, insieme a Parigi, che poi furono uccisi da sicari fascisti. Ora, tutto questo è una pagina, naturalmente Peter Grilli dopo la guerra smentirà, i documenti sono stati cedere, però tutto questo, che sia vero o che non sia vero, probabilmente sarà anche vero, però c'è una certa ipocrisia, perché nel dopoguerra a un certo punto tutti gli italiani si ritrovano antifascisti. Peter Grilli, se anche è stato un agente dell'Ovra, certamente i suoi romanzi erano quanto di meno fascista ci potesse essere, perché la visione della donna, dei rapporti uomo-donna, non erano certamente quelli improntati alla morale cattolica o fascista. Forse un rapporto come quello di D'Annunzio, in chiave un po' più caricaturale, ci fu tra Peter Grilli e il fascismo, non lo so. Però
Però tutto questo non volevo dire che dopo la seconda guerra mondiale tutti quelli che avevano collaborato anche con Bottai, che era un ministro fascista ma anche molto intelligente, dopo la seconda guerra mondiale si trovano improvvisamente tutti, che erano sempre stati tutti acremente antifascisti. Non era stato così perché non puoi vivere in Italia per 20 anni senza avere alcun rapporto col fascismo. Quali furono i rapporti di Pitigrilli col fascismo? Non lo so, io ovviamente che abbia lavorato con Lovra, insomma, lui ha smentito sempre questa cosa, però dopo la seconda guerra mondiale fu giudicato come un appestato, anche perché aveva toccato, insomma, il gruppo torinese legato a Leone Ginzburg, Natalia Ginzburg, guardate certamente il lessico familiare, cioè essendo ebreo era introdotto nelle famiglie ebraiche torinesi e quindi aveva contatti con molti di loro e quindi aveva più facilità anche a tradirli. Questo che sia vero o meno, però non inficia minimamente il rapporto, cioè la lettura dei suoi romanzi. I suoi romanzi dovrebbero essere letti a prescindere dalla vicenda di Pitigrilli uomo. Certamente c'è stata un'ammirazione per Mussolini, perché Mussolini poi lo ammiravano tutti, anche quelli che dopo, nel momento di massimo potere, insomma, molta gente insospettabile ha scritto lettere a Benito Mussolini. Ma detto questo, dopo la seconda guerra mondiale si legò un altro personaggio torinese, che questo forse su YouTube trovate molto, Gustavo Roll, che era amico di Fellini anche, tra l'altro. Parlare di Gustavo Roll è tanta roba. Comunque lo porta sullo spiritismo e lo fa avvicinare alla religione cattolica, insomma. E si convertirà anche durante la fuga in Svizzera, perché comunque essendo ebreo, i rapporti con loro non si sa, cioè, va bene, però in quanto ebreo dovete scappare, perché se lo beccavano i nazisti, gli facevano la pelle anche a lui. Detto questo, si riavvicina al cristianesimo, si converte, perché la madre, cioè lui sembra soffrì molto questa schizofrenia, che era madre cristiana cattolica, che l'ha fatto battezzare di nascosto. Il padre non era tanto ebreo ma quanto ateo, quindi libero pensatore. Questo. Dopo la guerra, grazie a Gustavo Roll, che era non dirò un mago, ma insomma, si dedicava a sedute mediali, faceva giochi con le carte, insomma, un personaggio ambigua, affascinante, la Turina esoterica, al quale Fellini era molto legato, quindi si raccontano prodigi pazzeschi di Gustavo Roll, e quindi si avvicina al cristianesimo. Ma la condanna di Pitigrilli a questo punto è irrevocabile, fuggirà, cioè fuggirà, si trasferirà in Svizzera, in Argentina, nell'Argentina di Perón, e poi tornerà a Parigi e poi morirà a Torino nel 74. Ma questo libro che vi straconsiglio, se lo ritrovate, è un libro dissacrante sui rapporti uomo-donna. Guardate questa bellissima copertina di Gilardetto, sa? Vegetariano l'amore, perché veramente c'è una bellissima scena in cui quando viene cacciata Esau Sanchez, c'è una ragazza di 15 anni che piange e quando muore, vi faccio spoiler, muore Esau Sanchez, non di tisi, come ha scritto Umberto Eco, errata corrige, non muore di tisi, ma muore in un incidente aereo. Nessuno va al suo funerale, tranne l'editore che ci deve andare, non la sua amante Sanka, che è al casinò, che gioca al casinò, ma quella ragazzina di 15 anni che va al funerale e piange, cioè, i due pianti di questa ragazzina. Poi c'è bellissima questa scena, perché in realtà il protagonista, Saul Sanchez, ha cercato l'amore e l'amore ce l'aveva, ma non l'aveva visto. Beh, questa cosa è un'invenzione molto bella, è un libro che merita di essere letto, meriterebbe di essere ristampato. Faccio un appello agli editori, insomma, ristampate i libri di Pitigrilli, perché sono molto belli, sono molto, le frasi è tutto uno scoppiettio di intelligenza, eccetera, eccetera. Non vorrei andare avanti, che sono mezz'ora, ma su Pitigrilli. Ci potrei stare delle ore e potrei leggervi paginate e paginate. Ovviamente c'è la critica, l'ironia sugli scrittori italiani, che vale anteguerra, cioè gli scrittori veristi e neorealisti, che quelli che insomma descrivono il contadino che si pulisce il naso con le dita e dice: ma io scrivo,
quello che vuole il pubblico, cioè il pubblico non vuole leggere, e qui c'è una critica della velata verga, che cosa fa il contadino siciliano nelle sue libre che zappa la terra? Non gliene frega niente. E qui Pettigrilli ha ragione, perché Pettigrilli è uno che capisce il senso del suo tempo. Capisce, può essere anche non accettata la cosa moralmente, eticamente, ma capisce che la gente, come va al cinema, all'epoca leggeva libri, voleva leggere di storie del bel mondo, di donne affascinanti, di gente che va al casinò. E questa satira anche feroce del mondo letterario italiano, dove poi in realtà quelli critici letterari che più attaccano Pettigrilli, o Sanchez, che è l'alter ego di Pettigrilli, in realtà l'attaccano perché i loro libri non vendono una copia, e mentre Pettigrilli, che viene attaccato da tutti, vende 20.000 copie, che per l'epoca era una cifra enorme di libri. Tutto questo, insomma, lo trovate qui dentro. E la scrittura è molto, cioè, l'impianto del romanzo è molto evanescente, la storia di Saul Sanchez è tirata via. Perché Pettigrilli usa il romanzo come sfogo, come palestra della sua intelligenza per tutti i suoi 1.000 aforismi, che sono veramente notevoli. Con questo vi passo e chiudo, invitandovi a leggerci Vegetariani dell'amore, sperando di avervi convinto a leggere Pettigrilli. Facciamo un appello perché ristampino le opere di Pettigrilli. Mi pare la Bompiana, ristampata un po' di anni fa, ma non sono sicuro. Ma si trovano cercato in libreria, ma non riesco a trovarli. Dovrò andare a cercarli in libreria dell'usato. Sicuramente lì li trovo. Un'opera omine di Pettigrilli andrebbe ristampata, perché sono libri veramente che meritano di essere letti. Con questo, so di aver fatto un video che esce fuori dal fumetto, ma ogni tanto bisogna uscire dal fumetto, perché sennò. In realtà poi tra romanzo popolare e fumetto c'è un discreto breve. Con questo passo e chiudo. Sono le ore 21:51 e con questo chiudo la mia trasmissione.